Carissimi confratelli, un saluto caloroso da Roma a voi. Mi dispiace di non poter stare con voi in questo momento, ma abbiamo mandato Silvio e penso che farà molto bene. Bene, parlo un po' del centro di formazione regionale come un centro che promuove la comunione nello spirito e nella missione di Don Bosco. Sapete che il Papa e il Sinodo ci ha dato una nuova parola, la sinodalità, e voi a Quito siete profeti e pionieri di questa sinodalità, questo cammino che facciamo salesiani, laici e membri della famiglia salesiana. Vi ringrazio per questo vostro contributo. E spero tanto che potete portare questo tipo di contributo al mondo salesiano intero. Sapete che il Rettor Maggiore ha dedicato un bel terzo della lettera di indizione del capitolo 28 al tema dei laici e comunione di spirito di missione con i laici. E poi ha insistito con noi che questo tipo di formazione congiunta con dei salesiani laici bisogna già cominciare nella formazione iniziale. Non è che sempre possiamo fare la formazione insieme, ma come diciamo nel progetto del Sessegno, bisogna preparare i nostri giovani salesiani alla convinzione che la missione non è nostra proprietà privata, ma è condivisa con i laici, con tanti membri della famiglia salesiana. E poi è sulla capacità di lavorare con i laici, talvolta sotto la direzione dei laici, e la possibilità di apprendere tante cose anche dai laici. Tutto questo fa parte della formazione iniziale. Naturalmente il centro non è direttamente coinvolto nella formazione iniziale, ma il centro crea cultura e questo contributo è prezioso perché nelle regioni di America vediamo che c'è già questa cultura della missione condivisa con i laici. E per questo vi ringrazio e vi incoraggio di continuare.